Siamo in compagnia del presidente della comunità montana Alburni, Edoardo Doddato. Presidente, è notizia di giorni fa che la strada provinciale 12 finalmente ha riaperto, quindi il calvario degli abitanti degli Alburni è terminato dopo 19 mesi. Beh, magari fosse così bella la tua notizia, nel senso che una parte del calvario è terminata. Se tu tieni conto, per esempio, che per andare ad Aguara i ragazzi non possono passarci perché lì c'è un'altra frana, quindi io invito, così come ho invitato e ringrazio il sindaco di Aguara che si è impegnato molto per l'apertura della strada provinciale 12, di adesso adoperarsi anche in questa direzione. In effetti è durata troppo, in effetti è troppo lunga, in effetti la burocrazia, le risorse economiche, l'attenzione è troppo, non è possibile tutti questi mesi per aprire una strada. È un pezzo di strada, pur essendoci stata una frana importante, ha dovuto, come dire, noi abbiamo dovuto soffrire così tanto, quando già di per sé soffriamo a prescindere, insomma, nel senso che inutile che siamo qui a ripetere sempre le stesse problematiche delle aree interne, siamo lontani dai centri, lontani dall'ospedale, lontani sostanzialmente un po' da tutto e solo vicini a noi stessi. Quindi questa azione però ha funzionato nel senso che alla fine, grazie al comune di Aguara, grazie alla comunità montana, grazie a noi sindaci, in particolare Ottati, Sant'Angelo, Corrito, eccetera, la spinta è riuscita, nel senso che siamo riusciti ad aprirla, il che è già un grande vantaggio se consideriamo che su base provinciale ci sono tantissime altre strade che ad oggi, malgrado la tempistica, non hanno ancora avuto l'opportunità e la possibilità di aprirle. Quindi in questo senso bisogna essere positivi, ma non bisogna dormire, cioè nel senso che adesso bisogna picchiare duro sull'apertura della strada di Aguara, mi pare all'altezza di una fontana che adesso non mi viene il nome, ma che comunque non permette di andare a Rocca d'Aspide i ragazzi per andare a scuola, quindi lasciate immaginare, già per andare a scuola è complicato, poi ci sono questi disagi, poi bisogna studiare, poi bisogna vivere la vita giovanile, quindi immaginiamo noi un po' quale grandi difficoltà. Però chiaramente come Presidente della Comunità Montana mi impegnerò e come amico del sindaco di Aguara martellerò in modo tale che la provincia possa prendere un provvedimento aperto e se c'è bisogno anche di l'impegno della comunità montana anche in termini economici in quello che possiamo fare, malgrado tutto, malgrado ciò, lo faremo. Quindi saremo molto attenti, saremo dinamici come sempre e apriremo anche quell'altro pezzo di strada. Per quanto riguarda invece la posizione degli operai forestali della comunità montana Alburni, ci eravamo lasciati a settembre, dopo qualche giorno dal suo insediamento, con delle iniziative che la comunità montana aveva intrapreso. A che punto siamo? Beh, anche qui io tendenzialmente dico che siamo positivi, nel senso che abbiamo praticamente realizzato, anzitutto abbiamo pagato gli operai forestali con le risorse e con la genialità politica della comunità montana, abbiamo pagato tutti gli operai forestali fino al 31 dicembre 2013, il che uno che ci ascolta dice possibile, dice anche che è geniale, cioè nel senso sono già trascorsi 11 mesi, ma tutti devono sapere però che la comunità montana Alburni deve avere dalla Regione Campania 5.552.000 euro, quindi questo la dice lunga sui sacrifici, sulle operazioni che noi facciamo per mantenere insieme non tanto lo stipendio ma per mantenere insieme il tessuto sociale e economico, perché qua si va verso, non so che dirti, verso il delirio, si va verso la gente, va fuori di testa, perde la testa, non è possibile. I padri di famiglia che hanno, come dire, devono guardare negli occhi i propri figli e devono rispondere anche delle esigenze materiali minime e non possono rispondere, malgrado debbano ricevere ancora 10-11 mesi di mensilità, la dice lunga. Se noi ci mettiamo le problematiche del parco, le problematiche dei comuni di per sé, poi ci mettiamo questa problematica degli operai forestali e anche dei dipendenti interni, la Regione Campania non può pensare però che nel 2014 a novembre
ha erogato il 9% di quello che dovrebbe dare alla nostra comunità montana, che sono ben oltre quasi 4 milioni di euro, e ha dato 154 mila euro per l'AIB in acconto e 90 mila euro per gli operai interni. Non funziona così, non funziona il mondo. Allora loro lo possono anche chiudere se vogliono, però ce lo devono dire. Non possiamo restare in questo limbo. Io che cosa vado a dire agli operai forestali, diciamo esterni, usiamo questa espressione per capirci? Non li posso motivare, perché non c'è corresponsione. Allora, secondo me la Regione deve fare molto di più. Noi siamo pronti, la comunità montana non può morire, non deve morire le comunità montane, perché sono di per sé già un'aggregazione storica per i comuni. Si parla tanto di unione dei comuni, di unione dei servizi, eccetera. Anzi, quella è una testimonianza dove c'è un tavolo, una scatola, dove 12 sindaci, parlo ovviamente della mia, si siedono e parlano da anni. Quindi è un ente che va valorizzato, non può essere abbandonato a se stesso. Non ve la potete prendere con i presidenti, perché noi siamo un ente delegato. Se non ci danno i soldi, non possiamo fare altro. Possiamo ingegnarci su tutto, ma il problema principale è questo: noi non possiamo imporre, non possiamo fare nulla. Però siamo costretti a mantenere in piedi un sistema, un ente, e poi per mantenerli in piedi ci vogliono i soldini, e i soldini non arrivano. È chiaro che non funziona, è chiaro che gli operai forestali devono fare di più, è chiaro che devono poter rispondere meglio al territorio, e sono una grande risorsa per i sindaci, per i comuni, perché essendo anche sindaco mi accorgo di questa cosa. Gli operai forestali sono una importante realtà per ogni paese, per i servizi che danno, per la questione del dissesto idrogeologico, per la coesione sociale, i costi sociali. Se chiudono le comunità montane e mandano a casa gli operai forestali e loro sono costretti ad emigrare con le famiglie in città, sono superiori a, come dire, all'indennizzo, a quanto dà la Regione Campania per ogni comunità montana. E queste cose la Regione Campania la deve capire. Non esiste solo la sanità, esiste la sanità, esistono realtà anche come le comunità montane. E le comunità montane, gli uomini soprattutto, non possono morire per decreto o per disattenzione della politica. Sindaco Sicilia di Corleto Monforte, lei ha aderito, ha firmato per questa convocazione dell'assemblea urgente al parco. Ecco, qual è lo scopo di queste iniziative? Ricordiamo che Corleto nella sua storia ha già scritto interventi vari sul parco sì, parco no. Il motivo di questa iniziativa e di questa convocazione sta nel fatto che oramai è sempre più crescente una protesta da parte dei cittadini delle difficoltà che vivono e di rapportarsi rispetto al parco. Oramai conosciamo bene che sono più di 20 anni che il parco è stato istituito, tante erano le aspettative, purtroppo nulla è successo. Anzi, quello che è successo è che i cittadini hanno visto solo una serie di vincoli, vincoli che gli stanno portando una serie di difficoltà e con un abbandono sempre più marcato del territorio, sia da parte di chi vive quotidianamente e soprattutto da parte dei giovani. E di fronte a questa protesta crescente da parte dei cittadini, noi sindaci, primi cittadini, quindi in rappresentanza loro, abbiamo sentito il dovere di dover portare più avanti la loro voce, di cercare di portare avanti le loro esigenze e di manifestare il loro disagio attraverso una convocazione in quell'organo che è l'organo preposto a discutere di queste problematiche, che è la comunità del parco. E quindi speriamo che possa avviarsi un percorso per cercare di far sentire la voce e le esigenze dei cittadini a chi di dovere, cioè a livello nazionale, che devono capire che un territorio per poter vivere deve essere vissuto dall'uomo. Così facendo, come stanno facendo e così come è stato fatto con il parco, così come è improntata la norma dell'istituzione delle aree protette, non sta garantendo la presenza dell'uomo sul territorio. Il dottor Carlo Mazzarella Farao è ex sindaco di San Mauro Cilento, fu uno dei firmatari dell'atto costitutivo del parco. Oggi è qui a Roscigno a testimoniare l'inadempienza dell'ente parco. In pratica un parco così smisurato è diventato un fatto negativo che penalizza tutta la comunità del Cilento e Vallo di Diano. In pratica bisogna rivedere la perimetrazione del parco. È difficilissimo gestire un parco del genere. D'altronde, questo parco che cosa ha fatto? Ha
penalizzato tutte le attività, specialmente quelle agricole. Noi chiediamo che venga rivista la riperimetrazione e vengono escluse le zone agricole. Lei può testimoniare come il parco abbia comunque avuto due pesi e due misure tra la zona costiera e l'entroterra, essendo lei stato un amministratore della zona costiera appunto? Ma non so dire di preciso se abbia avuto due pesi e due misure. So dire che l'entroterra è penalizzato, credo, al massimo. La zona costiera vive per conto suo, non ha bisogno del parco. La zona costiera, per fortuna, è gettonata in quanto, essendo il Cilento, un lembo di terra mal raggiungibile fino a pochi anni fa, è stato preservato naturalmente. Quindi non so rispondere bene a questa domanda. Vorrei dire che il parco accontenta gli ambientalisti da salotto che non conoscono il territorio, ma gli agricoltori, chi ha una piccola industria, è penalizzato perché si inibisce tutto. Asilo Nido Monelli. In un ambiente colorato ed accogliente di oltre 500 metri quadri, il nido offre ai bambini molteplici opportunità per stimolare la loro fantasia e la loro capacità di apprendimento. L'asilo Nido Monelli si trova in via Belvedere, Altavilla Silentina. È stato inaugurato presso il convento San Francesco di Altavilla Silentina il centro di aggregazione San Francesco. L'idea, portata avanti da Virgilio Mari e da Federico Cantalupo, è stata sposata dall'amministrazione comunale e dalla comunità dei vocazionisti, in primis da Don Antonio Razzano, e da tanti operatori ed imprenditori di Altavilla Silentina. Tante le attività in programma, dallo sport, alla cultura, alla musica. Da sottolineare infine che le sezioni sport e musica sono state intitolate a Giovanni Saponara ed Alessandro Di Verniere, due personaggi che hanno contribuito tanto alla crescita della comunità di Altavilla Silentina nello sport e nella musica. Questa sera è stato inaugurato il centro di aggregazione giovanile San Francesco, che vuole essere un vero e proprio oratorio, che trova un luogo fisico di svolgimento nel convento di Altavilla Silentina e in altre strutture comunali. Sicuramente grande parte la fa la vicinanza della comunità vocazionista, che ha messo a disposizione appunto gli spazi dove far convergere i ragazzi e i giovani di Altavilla per le attività, e il comune con altre strutture. Le attività sono varie, a partire dall'animazione e dei giochi con i più piccoli al Cineforum, che sarà anche una scusa per aprire dei dibattiti intorno a questioni fortemente legate magari ai giovani, alla presentazione di libri, allo sport, sia in modo un po' più ludico per quello che riguarda il tennis da tavolo, il calcio barilla, ma anche il calcio, il basket, che negli anni ha formato una squadra femminile di tutto rispetto. Ricordo poi che due sezioni dell'oratorio sono state intitolate e dedicate a due persone illustri, i nostri concittadini: la sezione della musica dedicata al maestro Alessandro Di Verniere e la sezione calcistica e sportiva a Giovanni Saponara, che tanto hanno fatto per la comunità altavillese negli ultimi decenni. L'importanza di aggregazione è fondamentale per la vita di una comunità, perché fa crescere soprattutto il modello, il valore, ma non solo i valori cristiani, ma anche i valori della persona. Ecco, io nell'intervento che ho fatto poc'anzi in chiesa mi riferivo a che lo sport deve essere di tipo educativo e non solo sport di tipo agonistico, che è diverso. Ecco, perciò c'è la differenziazione tra la partecipazione a questi tipi di campionati e ai campionati di tipo confederazioni. Quindi ecco questa differenza che insomma è sostanziale in effetti.
Questo tipo di iniziativa è importante per il nostro territorio in quanto lega lo sport alla cultura, alla musica. Quando mi hanno chiamato a poter collaborare, a dare una mano alla realizzazione di questo progetto, ciò che mi ha spinto è stato proprio, il movente che mi ha spinto è stato proprio questo, cioè quello di supportare un'associazione che si impegnasse non solo nel realizzare un progetto sportivo ma anche un progetto culturale, un progetto di aggregazione in toto, in quanto l'attività sportiva risulta essere sicuramente in primis quale attività dell'associazione, ma che deve essere il motore per lo sviluppo, diciamo, dell'aggregazione sociale, il poter stare insieme, il poter condividere non solo lo sport ma anche la cultura, crescere insieme. Ed è per questo motivo specifico che ho deciso di stare vicino a questa associazione, soprattutto in nome di mio padre, il quale è stato uno dei principali fautori dello sport altavillese. Questa iniziativa sicuramente è una bellissima cosa per la comunità di Altavilla Silentina. La riapertura degli oratori parrocchiali nei piccoli centri come la città di Altavilla Silentina, la bellissima iniziativa avuta da Federico Cantalupo e Virginio Mare e tanti altri ragazzi che gli stanno vicini, è da prendersi positivamente. L'amministrazione comunale mette a disposizione le strutture e, se c'è la possibilità, anche un contributo economico per far sì che riescano tutte le iniziative da loro prese, consistente nel teatro, nello sport, nella musica, nelle ripetizioni scolastiche e tutto ciò che serve a trasmettere cultura ai nostri giovani. Queste associazioni andranno ad essere un focolaio di un contributo per far sì che le manifestazioni di cultura ricreative nell'ambito del territorio comunale possano avere un miglior successo. Sono rimasto sorpreso, perché io ho convinto che era un incontro per presentare un po' l'oratorio, però ho visto che questa sera sono stati toccati un po' tanti argomenti alla musica, al teatro, allo sport, e quindi posso dire che siamo già un passo in avanti per quanto riguarda l'associazione ASPI. Beh, un'iniziativa come quella di questa sera, soprattutto per le piccole comunità, per i piccoli paesi, è una cosa importantissima. Prima, perché è rivolta a tutti i giovani, alle nuove generazioni, e poi perché si ravvive, si tramanda una tradizione che nel passato ha avuto sempre dei momenti bellissimi e che ancora nei nostri ricordi, nei nostri cuori, vive in modo molto vivo, come la tradizione bandistica, la tradizione musicale nel passato di Altavilla, i concerti di fine anno che si facevano con l'impegno di tante persone che amavano la musica. E quindi ritengo che continuare a spronare i giovani per che continuino questa tradizione, che continuino ad amare la musica, non senza l'assistenza anche delle istituzioni, significa che forse è uno dei momenti centrali dell'attività di un piccolo paese e della nostra comunità come Altavilla. Ma vi sarete te, nasce anche lei.